Ho chiamato il libro Neurocapitalismo perché mi interessava cercare di capire come le tecnologie attuali, soprattutto quelle dell'informazione e della comunicazione in cui ho tanto lavorato, interagiscono con le soggettività oggi, sia dal punto di vista individuale sia dal punto di vista collettivo. A modificare i nostri comportamenti anche sul piano della mente, quindi sulle carte della mente, come dicono i neuroscienziati. Questo però non è una novità, perché in fondo la tecnica come mediazione col mondo ha sempre avuto un po' questo ruolo. Il mio libro infatti comincia con un'immagine di un film famoso, 2001, Odissea nello spazio, la famosa immagine centrale in cui la scimmia prende un osso, e ne fa per la prima volta un'arma, quindi quello diventa il primo, forse in quel film perlomeno simbolicamente, il primo gesto tecnico. Oggi le tecnologie non sono più esterne alla nostra soggettività, entrano proprio a far parte, cioè creano delle soggettività ibride. E questo è il passaggio, il salto di paradigma che stiamo vivendo. E nel libro propongo un cammino che passa attraverso, tre fasi. Tre aspetti perlomeno, la produzione, la vita e il modo di organizzarsi, come le tecnologie quindi interagiscono con questi tre aspetti. Per arrivare alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione attuali, mi permetto nel libro, parto dall'epoca industriale, dall'era industriale, dal capitalismo industriale, in cui, le macchine erano estremamente più, materiali. E forse è anche per questo che siamo venuti qua a Mudima, dove c'è questa bella esposizione di Paolo Gallerani che presenta delle opere artistiche proprio che evocano quest'epoca industriale. Anche le armi della necropolitica basate sulla tecnologia ancora, dell'epoca industriale diventano opera d'arte quando l'artista ci mette la lenta ginestra di leopardi o i rami secchi. In questo cambio di soggettività in corso, la nascita di queste soggettività ibride, per alcuni teorici diventa praticamente la nascita di un postumano. Il fatto è che anche grandi teoriche parlano del postumano come qualcosa che darebbe nascita a una nuova etica, migliore di quella del capitalismo. Del neurocapitalismo attuale. Io penso che il postumano non ci dia delle garanzie assolute. Se fosse declinato nel sistema neurocapitalista odierno, le prospettive potrebbero essere molto cupe. La tecnologia non è mai una cosa neutra, cioè non è mai una cosa immobile. Se una tecnologia che è immobile è una tecnologia morta. Vive in un processo e in una dinamica, e in questo senso una stessa tecnologia può essere utilizzata con valenze politiche diverse, certe volte opposte o antagoniste. Io me ne sono reso conto prima che teoricamente, proprio praticamente nella mia attività, professionale. All'epoca in cui, per esempio, oggi siamo agli smartphone iperevoluti e a un'epoca che ho chiamato via per media, ma all'epoca, per esempio, in cui vengono lanciati sul mercato
degli apparecchi che si chiamavano Pocket PC e che erano molto, molto rudimentali. Ne ho portato uno da farvi vedere e era qualcosa che si veniva utilizzato con uno stiletto, il che evidentemente non era molto ergonomico in mobilità. Però erano le prime macchine che assomigliavano a un computer che si potevano utilizzare nella vita, nella giornata di lavoro, senza essere seduti a un tavolo. Mentre quelli che oggi chiamiamo gli smartphone sono un strumento, un dispositivo di interazione anche emotiva, i PC invece sono uno strumento più di riflessione, che quindi hanno a che fare con i due emisferi delle nostre attività cerebrali. Il Pocket PC non ebbe successo. Io stesso ho avuto occasione nel mio lavoro di avere un mail di Bill Gates che rifiutava di investire a quell'epoca $20,000 per migliorare il funzionamento di questo apparecchio per una commessa per la società con cui renderlo più affidabile, per una commessa per una società per cui lavoravo. Quindi evidentemente il fondatore di Microsoft non aveva capito che dentro questo apparecchio c'era un nuovo paradigma delle tecnologie. Steve Jobs invece, che era più furbo in qualche maniera, l'aveva intuito, però neanche lui, io penso che quando ha lanciato l'iPhone qualche anno dopo questi apparecchi rudimentali avesse ben capito cosa stava generando. Però lui aveva una sensibilità rispetto all'ergonomia degli apparecchi, e anche se politicamente a mio parere era peggio ancora di Microsoft, era qualcuno che sfruttava la produzione, la più grande produzione del comune, che è il free software, per il suo beneficio personale, per il beneficio capitalistico della sua impresa, perché in fin dei conti i sistemi operativi dei Mac e degli iPhone hanno molte porzioni di free software. A proposito di Apple, mi viene in mente un aneddoto di una riunione, una presentazione a cui ho partecipato, in cui c'era il famoso fondatore del Copyleft e della Free Software Foundation, Richard Stallman, il quale, vedendo questa riunione che molti partecipanti usavano un Mac, li ha maltrattati dicendo: voi state usando un software privatoire, cioè che nel suo gergo voleva dire privativo, e quindi li metteva un po' all'indice rispetto all'uso dei Mac, e metteva in evidenza la contraddizione di quelli che si pongono anche nella critica del capitalismo cognitivo di Apple, e però nello stesso tempo ne utilizzano i prodotti. Bisogna partire, a mio parere, in questo campo da la creazione negli anni 60 e 70 di Unix e Linux, che sono i sistemi operativi. Linux è il sistema operativo alla base del free software che oggi troviamo in miliardi di apparecchi, anche se non è scritto, se non si vede esplicitamente. E capire, e questo mi sembra molto importante, che queste due creazioni, che sono molto importanti, Linux è un prodotto, se vogliamo chiamarlo così, insomma un manufatto di enorme volume di impegno, nascono all'inizio all'interno dei movimenti antagonisti degli anni 60 e 70. Le prime versioni di Unix libero nascono a Berkeley, e quindi è da lì che nasce poi tutto quello che è stato il movimento, quello che è stato e che è il movimento del free software con la più grande produzione del comune. Dopo Unix e Linux ci sono state altre importanti rivoluzioni tecnologiche. Io che ci ho lavorato posso dire che una delle più importanti è stata quella della telefonia mobile. Io direi che questa forse è la rivoluzione tecnologica che si è diffusa
nella storia della tecnologia più rapidamente e più uniformemente nel mondo, senza fare distinzioni fra paesi, fra classi, e quindi dal punto di vista di mediazione tecnologica che coinvolge tutti, anche nei paesi emergenti, la telefonia mobile non ha sostituito, ma ha creato una funzione di telefonia, perché quella fissa era riservata soltanto all'elite. È stato quindi un passaggio molto importante. Dove ho lavorato per 15 anni è stato quindi poi sulla fusione di questi due grandi filoni, che sono da una parte le comunicazioni e la telefonia mobile e dall'altra l'informatica. È da lì che nasce quello che io ho chiamato l'ambiente bioipermediatico. Bioipermedia è il termine che ho coniato e al quale ho dedicato una parte del libro, ed è quindi l'ambiente in cui questi dispositivi mobili, i device, come dicono gli americani, interagiscono col corpo, con le emozioni, che sono talmente importanti oggi, con la mente, e che quindi impongono in qualche maniera quella che è una svolta neurale. Io credo che per arrivare, come dire, a intuire questo cambiamento all'inizio, parlo quindi a quell'epoca dei pionieristica dei pocket PC, non bastava avere una competenza tecnica o essere un buon ingegnere. Mi sembrava importante, per me perlomeno è stato importante, avere questo bagaglio dell'esperienza politica degli anni 60 e 70, e avere in qualche maniera anche un po' presente alcuni concetti come quelli che riguardano la biopolitica, che sono stati sviluppati da filosofi come Foucault, che si ritrovano nelle trilogie di Negri e Hard, cominciate con Impero, e che creano, che trovano un riscontro nella realtà di come la tecnologia, della funzione della tecnologia. Oggi come oggi questo biopermedia è in continua evoluzione. Adesso siamo arrivati all'internet degli oggetti, l'internet delle cose, come dicono gli americani, Internet of Things, che ci immerge completamente in un mondo di oggetti che sono in rete e che possono interagire con noi e che si possono condizionare in qualsiasi momento della vita, cioè non c'è più separazione quindi fra la vita e il lavoro sotto questo punto di vista. Un altro tema che ho trattato è quello dei videogiochi. Io non faccio parte di una generazione che li ha usati, ma mi sono un po' basato sui giovani, su mio figlio e altri giovani che lavorano proprio nel campo dei videogiochi, perché trovo che i videogiochi sono qualcosa che apprende un'importanza, soprattutto adesso con la nascita della virtual reality, della realtà virtuale, che prende un'importanza sia nella vita sia dal punto di vista poi anche della produzione economica. Il mondo dei videogiochi, e quindi la produzione dei videogiochi, è oggi più importante che non la produzione cinematografica. Mi sono limitato soltanto a comprare una cardboard, queste scatole di cartone che costano pochi euro, nel quale si mette uno smartphone e si può vedere la realtà a 360 gradi. Fa venire un po' di nausea, ma insomma. E in questo ambiente le tecnologie vengono utilizzate. Oggi siamo in un contesto in cui di estrema mercificazione dei corpi, delle menti, dell'ecosistema, e ci sono molti segnali che questo funzionamento ci porti a delle impasse gravissime, a tensioni, a guerre basate su necropolitiche che sono in atto da diversi lati. Greetings, citizens of the world. We are anonymous. As many of you have heard,
Turkey is supporting Daesh by buying oil from them and hospitalizing their fighters. We won't accept that Erdogan, the leader of Turkey, will help ISIS any longer. The news media has already stated that Turkey's internet has been the victim of massive DDoS attacks. This led Turkey to shut down its internet borders and deny anybody outside the country to access Turkish websites. Dear government of Turkey, if you don't stop supporting ISIS, we will continue attacking your internet, your root DNS, your banks and take your government sites down. After the root DNS, we will start to hit your airports, military assets and private state connections. We will destroy your critical banking infrastructure. Stop this insanity now, Turkey. Your fate is in your own hands. We are anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Io concentro lo sguardo su come il capitalismo usa le tecnologie da un lato. Per esempio, il fatto che mentre in un certo senso la precarizzazione generalizzata viene imposta anche tramite l'uso di questi strumenti, nel senso che siamo sempre alla vita e sempre al lavoro tramite questi dispositivi. Ma ci tiene il capitalismo anche dal punto di vista, per esempio, dei desideri. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione vengono usate a fondo in questa svolta neurale per farci conoscere prima che noi lo sappiamo quali sono i nostri desideri. Questo in fondo è anche il motto di Google, non è solo don't be evil, ma è anche noi vogliamo sapere prima di voi quello che voi desiderate. E l'altro pericolo è che anche negli spazi di autonomia come quelli che potrebbero essere quelli della sharing economy, cioè dell'economia della condivisione, in fin dei conti il capitalismo cognitivo possa recuperarli, come è già successo nel passato su altri aspetti di questo genere. Però nello stesso tempo, e questo è lì è l'equilibrio che cerco di trovare nel libro per metterlo in evidenza, il fatto che comunque questi strumenti permettono dei grandi spazi di autonomia. Se da un lato sono degli strumenti di controllo, dall'altro sono anche degli strumenti di autonomia. Tutto il movimento, per esempio, che in inglese si chiama peer-to-peer, da pari a pari, che permette la nascita di monete autonome. Anche se poi, anche in questo caso, come nel caso del Bitcoin, possono essere recuperate e utilizzate la speculazione finanziaria, però gli strumenti, che sono poi strumenti prodotti proprio dal comune, esistono, la blockchain, cioè lo strumento chiave delle criptomonete, e dall'altro lato il concetto politico del reddito universale, del basic income, coniugati, potrebbero essere uno strumento di autonomia rivoluzionario rispetto al modo in cui cercano di controllarci oggi. E quindi è un po' su questi punti, ci sono delle prospettive che non sono solo negative. Certo, siamo in un periodo in cui si parla oggi molto di un periodo di guerra. Effettivamente, come dicevo, siamo di fronte all'affrontarsi di quelle che ho chiamato due necropolitiche, due politiche della morte, che hanno come simbolo estremo, da un lato, quello tecnologico, i famosi droni teleguidati da Las Vegas che vanno a causare morti e a 6.000 chilometri di distanza, e dall'altro l'altra necropolitica, per cui è il corpo che esplode, come succede sempre di più, e evidentemente è solo lo spazio dell'autonomia politica che possiamo prenderci che può fermare queste due tendenze suicide dell'umanità.
the other side. Gli hacker sono delle cibertalpe che stanno scavando nei meandri della rete e creando qualcosa che potrà cambiare la realtà politica. Non sappiamo bene in che direzione sia e come verrà fuori, cosa si svilupperà, però io penso che questo esista, che la rete permetta dei modi di organizzazione che non sono più quelli del passato, che sono molto più laschi in qualche maniera, ma che possono avere una pregnanza e un'incidenza sulla realtà politica di oggi. Alcuni mi chiedono la copertina che è stata fatta da un giovane artista concettuale che si chiama Martino Saccani e non capiscono cos'è questo disegno, che forse assomiglia anche, non assomiglia, ma insomma è un po' sul principio del disegno che abbiamo qua dietro. In realtà è la pianta di un monumento del basso medioevo pugliese che si chiama Castel del Monte, che è stato costruito da Federico II. Fa parte di uno degli intermezzi che metto nel discorso per passare da una parte all'altra del libro. E Castel del Monte mi ha molto ispirato, un po' perché è stato costruito in un ambito multiculturale, diciamo, dell'epoca, che era la corte di Federico di Svevia, e dall'altro anche perché c'è questa ossessione ottagonale, e come l'8 è il numero di bit che c'è in ogni byte del computer, quindi c'è l'ossessione materiale dell'ottagono in Castel del Monte, e c'è quella invece virtuale, immateriale, del computer, che è basato sempre sulle potenze di 2 e fra l'altro sull'8. Però a questo punto non farmi dire altro, meglio leggere il libro.